Sono, devi pagare i 25.000 euro. Sì, certo, e non mi manda neanche un bollettino. Sono dati sensibili personali. E adesso vado ai carabinieri. Welcome to Emo, guys. Io sono Simone e questo è il mio canale. Wow. Allora ragazzi, che cosa andremo a fare oggi? Lui proprio lì di fianco c'è la mia scuola e la scuola anche di Simone, il Rossellini. E oggi saremo ospiti della radio e appunto della scuola per fare delle interviste e uno scherzo epico a mia madre. Quindi raga, mi raccomando, guardate tutto il video e ascoltate anche il podcast, lo trovate in descrizione. Quindi ci vediamo nel video, bello. Ok ragazzi, siamo appena arrivati in radio, siamo qui a Radio Rossellini. Ciao ragazzi. E adesso Simone sta spiegando un attimo lo scherzo da fare a Francesca, che speriamo riesca. E quindi un secondo che ci organizziamo e ci sentiamo tra poco. Ciao a tutti, innanzitutto volevo ringraziare Radio Rossellini per avermi dato questa possibilità. Se ancora non l'avete capito, sono Simone De Bianchi, l'attore del film Come un gatto in tangenziale. Tu fai lo youtuber, giusto? Yes. Quindi raccontaci un po' di questa tua passione. Allora, ho iniziato a fare YouTube principalmente per tenere alto, diciamo, l'identità, che era quella del film. Poi ho conosciuto una bella persona che è sempre qui presente. Puoi salutare, Simone Gargiuri, buonasera. Ciao Radio. Buonasera, Simone. Buonasera, ciao, Simone. Buonasera. Quindi siamo, abbiamo due Simone. Abbiamo due Simone. Stavo dicendo, frente a fare il lavoro quello duro, c'era proprio Simone. E ho chiuso il canale insieme all'altra ragazza per aprire un canale mio personale da solo, sempre gestito dal solito Simone. Beh, da poco sei stato a Romix, giusto? Sì. E com'è stato? Com'è stato? Per descriverlo con una parola, faticoso. Faticoso. Beh, dopo 5 mesi di lavoro, vedere questo risultato, almeno io che lo vedo dalla parte esterna di chi lavora dietro a loro come progetto, è stato soddisfacente, almeno per me, ma credo anche per lui. Hashtag Simosi sempre. Ma vogliamo presentare anche, diciamo, il nostro accompagnatore, il boss siciliano? Certo, se vuole parlare. Vai, parla. Un ciao lo può dire. Ciao a tutti. Beh, lui è un nostro personaggio dei video, ecco, quindi. Ah, ok, per questo adesso capisco. Non intuivate forse. Sì. Di nome boss, di cognome siciliano. A few moments later. Ed eccoci qui su Radio Rossellini, ragazzi. Allora, cosa andremo a fare adesso? Uno scherzo. A chi? Alla mamma del nostro ospite. Quindi devo chiamarla. La chiamo o non la chiamo? La chiamo. Chiamala. Ti prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Pronto? Sì, salve. Sono. Yeah. Salve, sono Roberto, numero 7528 di Equitalia. Mi dica. Sto parlando con Francesca Carrara. Sono io. Sì, di. In merito a cosa? Guardi, la informo che non ha pagato la penultima rata della penale della mancata dichiarazione dei redditi. Ha 10 giorni per cagare. Per pagare, mi scusi, lapsus. No, devi pagare 25.000 euro. No, non credo proprio. Ma non risultano pagati. Io sto guardando adesso il monitor. Ma io se l'ho pagati, ho l'estratto conto della banca. Guardi, sinceramente, io non se posso telefonate. Dirle niente. Mi dici il suo nome? Roberto. Sì, cognome? No, cognome. Non posso dirlo purtroppo per privacy. Comunque, aspetti. Va bene, allora aspetti. Memorizzerò il suo numero di cellulare. Aspetti. Le passo il mio capo, così parla con lui. Oh, il capo, mi sente? Sì, la sento, che sto su scherzo. A parte? No, signora, lei non ha pagato il contributo. Vabbè. Pronto, signora, qui non stiamo scherzando perché io lavoro veramente dalle 6 di mattino alle 7 di sera. Guardi, no, perché a me non serve, a me serve che lei paghi la rata. È molto easy. Sì, certo, e non mi manda neanche un bollettino. Ma... cioè, lei chiama dicendo che io devo pagare un bollettino e lei non mi manda neanche un bollettino per email. Poi mi ha detto che la rata era scaduta alla penultima, l'altro suo collega mi dice che è di oggi. Sì. Pure molto velocemente, se no aumenta. Vabbè, e saranno miei problemi, e giusto? Poi il bollettino, lei non ce l'ha mandato. Guardi, mi vado allo sportello a Ostia domani mattina, dirò di aver parlato con voi e dobbiamo fare il pignoramento. Va bene, non c'ho niente intestato. Signore, mi ascolti, per la grazia di Dio e di tutti i santi che appartengono a lui. Io le devo passare il mio capo direttore, allora passiamo a una cosa un po' più dura. Faccia un po' come vuole. Come vuole. A chi li devo pagare? A lei? Sì, mi mandi il suo numero del conto, così glielo invio sul suo personale. Visto che non ha neanche un bollettino, o mi manda un bollettino, o io dove glieli devo mandare questi soldi sul suo conto personale. Pronto? Sì? Non trovo molto rispetto sul suo comportamento verso i miei. Io sto registrando le telefonate, vai, poi. Comunque, e adesso vado ai carabinieri. È inutile che prova a minacciarmi. Le sto dicendo. No, io non sto minacciando nessuno. Le sto dicendo cortesemente, abbassi la voce.
Sono dati sensibili personali, queste telefonate non vengono fatte assolutamente in questa maniera. Mandatemi quello che devo pagare per email, non me il lo volete mandare? Non è stato pagato, era di 20.000 euro e 330. Signora, io signora, ho signora, i così soldi non si scalati può. Dalla signora, banca. Così non si può. No, io sto tanto tranquilla. No, non signora, lei non sta tranquilla proprio, perché le sto dicendo che c'è appena arrivato sul monitor il verbale dove dice il bollettino del 30.09.2017 non risulta pagato. Il tempo di scadenza è fra 10 giorni, se no ci sarà il pignoramento del suo immobile. Il mio non c'ho nessun mobile intestato, quindi si figuri. Comunque va bene, domani mattina vado a Ostia e porto il bollettino pagato, così il contenzioso penso sia risolto, ok? Ma che te ti senti? Ma io lo sapevo, eh! Ti sei cagata a mano! No! Ma non credo proprio! Ma guarda, che io l'avevo capito che eravate voi, il boss e compagnia bella! No, lo sa di, ma non lo sapevi. Comunque ci sei cascata e stai su Radio Rossellini. Radio Rossellini. No, vabbè, non ci voglio credere. In diretta. Scusami, già. Non mi hai riconosciuto. Ma c'eri te che parlavi? Ah, ma ho parlato io l'ultimo, quando mi facevo signora. Vabbè, manda un saluto a tutti de Radio Rossellini. Ciao a tutti, ragazzi. Quindi, bella giornata. Sì, ottima, sì, mi è piaciuta. Ottima giornata. Vabbè, facciamo salutare prima Simone. Ciao a tutti, ringrazio Radio Rossellini per questa opportunità. E grazie, niente, ragazzi. Ciao, voglio bene. Io chiudo ringraziando anch'io Radio Rossellini per questa bellissima giornata qui a 30 minuti. Vogliamo venirvi a trovare presto. Okay. Speriamo di tornarvi a trovare. Magari. Va bene, va bene. La grammatica in questo caso non serve molto. Un bacione anche a Vlog. E niente, ciao, 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 ciao. A martedì prossimo. Ciao.